Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova parte di Yoshi's Woolly World con questa bella canzoncina soave che ci fa iniziare in maniera molto tranquilla. Livello 3-8, che è l'ultimo livello, quindi il castello di fine mondo, castello di Coca-Cocò. Bene, ok. Gioca senza spille. Bene, qua mi sembra ovvio, ormai è una scelta che portiamo avanti dall'inizio del gioco praticamente. Quindi continueremo a fare così. Castello di Coca-Cocò. Non scioglilingua, castello di Coca-Cocò, castello di Coca-Cocò, effettivamente. Ok, e vediamo un po' se riusciamo subito a fare tutto al primo colpo. Ok, qua inizio livello non c'è niente, sicuramente. Oh! Ah, capito, i Banzai Bill che tracciano la strada. Oh, tu vieni qua, qui là. Allora, vediamo un po' se riusciamo a fare subito quello che dobbiamo fare. Dunque, qua approfittiamo di queste strade che si vengono a creare. Ok, quindi andiamo subito a prendere questo. Di qua c'è qua. Oh già, c'è la strada. Ci viene indicata la strada. Toppa timbro. Due toppe timbro. Oh, facchea. Bene. Good. Muori. Ho fatto fare una morte terrificante. Va bene. Dunque, qua prendiamo ancora questo. Prendiamoci un po' di roba. Bene. Torniamo su e andiamo avanti. Ok. Dunque, vediamo un po' qua. Sì. Bene. Di qua c'è qualcosa. No, c'è niente. Vediamo un po'. Dunque, quindi in questa parte finiremo finiremo il castello. Col castello finiremo questo mondo. E poi andiamo a fare il quarto e ultimo. Cioè, quarto e prossimo mondo che dovremmo affrontare. Volevo vedere qua se c'era qualcosa. No, non c'è nulla. Checkpoint! Yes, andiamo avanti. I mondi dovrebbero essere 6, se non sbaglio. Almeno mi pare di aver capito così. Quindi andremo a vedere. Oh, qua c'è un passaggio segreto. Yeah. Grandissimo. Ok, prendiamo questo. Un fiore. Bene, quindi il secondo fiore. E quindi per ora l'abbiamo tutti. Va bene. Qua. Dammi qualcosa. Sì, un po' di cuoricciuini. Che tanto non ci servono, ma li prendiamo lo stesso. Che ce frega. Qua. Eccola qua la Coca-Cocò. Ah, bastarda che non muore subito. Che cazzo? Ma baffa. Ok, perfetto, l'ho colpito 3 volte, bene, ora lo so. Però forse qua mi serviva la Coca-Cocò. Mi serviva la Coca-Cocò, porco demonio. Perché qua non ci arrivo adesso, cazzarola. Guardatemi dire un po' qua, voi magari. Non ci arrivo. Vai su. Sì, che culo. Per un pelo, in qualche modo ce l'ho fatta, farlo in realtà non era quello il modo di farlo, ma è andata bene lo stesso. Ok, qua, Coca-Cocò, vaffanculo. Vieni qua. Ok, perfetto, poi muori adesso. Grande, lunghissima. Devo andare di qua, che c'è un pezzo di gomitolo da raccogliere. Ah, tu non puoi scendere più giù di qua, bene. Allora stai pure lì. Qua continuiamo a raccogliere il tutto, qua giù si potrà. Beh, ok. Il fiore, lo raccogliamo. Qui possiamo prendere dei gomitoli. Sì. Wow. Ok, ho distrutto tutto. Aspetta, vai su di qua. Ok, qua non c'è. Ah, e c'era di qualcosa. Aspetta un attimo. Riesco a prenderlo? Sì, buono. Bueno, Kinder Bueno. Ok, toppa timbro. E basta, ce n'era due. Finora, forse ho trovato tutto. Lassù sicuramente si può passare. Ma. Bene, però posso andare su di qua? Sì, che culo. Beh, è andata bene, dai. Pensavo di non riuscire più a passare, invece ce l'ho fatta. Ok, quarto fiore. Ma per ora sembrerebbe che ho preso tutto, eh. Oh, speriamo. Qua c'è un'altra cocco di merda. Ok, muori. Tanto questi qua non mi fanno niente, sti tizi. Ok, vai su di qua. Quinto fiore, ah yeah, ma scusa, ok, quelli li ho trovati tutti, mancano ancora due gomitoli e 7 toppe timbro. Senz'altro mi sarei dimenticato un gomitolo da qualche parte, eh. Però, finora mi sembrava di aver fatto tutto abbastanza in scioltezza. Dunque, uno è qua, adesso scopro subito se. Ok, aspetta, fammi andare su di qua. Se questo è il quinto, vuol dire che me lo sono fottuto. No, è il quarto, quindi in realtà no. Potrebbe essere che li riusciamo a prendere ancora tutti. Vediamo un po'. Qua. Dai. Non posso fare la culata perché sennò mi schianto là sotto. Qua c'è qualcosa.
No, sembrerebbe di no. Ok, checkpoint e andiamo avanti. Wow, 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 wow. Ok. Allora. Qua, di nuovo questa bella sezione. Ok, stiamo attenti qua, perché mi sembra un po' pericolosa come zona. Ok, cocò. Ok, vieni su di qua che non c'è niente. Quindi adesso devo di nuovo aspettare che arrivi un altro Banzai Bill. Ok. Yes. Good. Ok, mi è un po' incasinato sto pezzo. Va bene, però è tutto fatto. Ora dobbiamo andare su di qua. Stando attenti a prendere subito queste cose e non farle cadere. Ok. Sì. Di lì posso andare. Sì, proviamo ad andare. Ah, vai su di qua. Yes. Ok, abbiamo preso tutti i gomitoli anche in questo, in questa parte. Quindi mancano ancora due toppe timbro. Minchia, dimmi che sono queste qua. Che le riesco a trovare così faccio tutto. Dai, non mi dire che a me ne manca magari una. Una? Dai. No, vedete che. No, me ne manca una. Ma dai, ma vergognati. Mi manca una toppa timbro. Ma dove l'ho dimenticata? Boh. Però mi sembrava di aver preso tutto. Mi sembrava abbastanza lineare il livello. Vabbè. Andiamo a fare questo sporco boss di fine mondo. E andiamo a vedere chi sarà da affrontare. Immagino una gallina. Giudicare così. Una coccò di Zelda. Vediamo. Vediamo un pochino. Kamek. Ciao. Ok. Sgrande voi Yoshi, ci tenete proprio a farmi arrabbiare? Ehi, cocca cocco, vieni subito qui. Ah, ecco, giustamente. Ma dove guardi? Bah, non importa, piuttosto sbrigati a spedire quello stupido Yoshi in orbita. Va bene. Tanto qua, sempre trasformati in maniera gigantesca. Ah, aspetta, gli devo tirare il cordino lì? Fa vedere cosa fa, caga? Che schifo. Ok. Ah, ma così semplice? Ma mi sembra strano, aspetta. Cazzo fai? Oh, attenzione. Oh, cazzo, no cazzo. Ok. Maledetto. Maledetta cocca cocco. Bene. No, non l'ho presa, no. Ma vaffanculo. Cazzarola. Maledetta cocca cocco. Ok, così controlliamola. Ah, ancora? Che cazzo fai, caghi? Vaffanculo. Ok, vieni qua. Good. Altra. No, è stata ferma. Ok, si muove pure. Mi sembrava più facile in realtà lo scontro. Pam 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 pam. Ok, qua. Ah, di nuovo l'attacco. Oh, fuck. Ah no, stavolta dall'altra parte. Pensavo che mi attirasse, invece mi spinge. Ok, perfetto. Ma ti ho di nuovo slegare la sottana. No, vieni qua. Ok. No, vaffanculo. Mamma, ammazzati, bastardo. All'ultimo mi doveva colpire. Vabbè che tanto non l'ho fatto al 100%. 100, vaffanculo, mi ha colpito di nuovo. Ah, vieni qua. No. Cazzarola. Perfetto. Andata. Cioè, stavamo complicando più del dovuto questa parte. Va bene. Ok. Benissimo. Andata. Quindi abbiamo preso tutto tranne metà vita e una toppa timbro. Però va bene. Ci sta, ci sta. Ok, quindi abbiamo finito questo mondo. E possiamo andare tranquillamente a fare il prossimo, iniziare il quarto mondo. Bene. La 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 la. Beh, sta andando abbastanza bene, direi. Ok. Ricordo quanto 150 toppe timbro. Ecco di nuovo i timbri per te. Ma tanto non li useremo mai. E anche una nuova spilla del potere. Va bene. E una spilla omaggio. Minchia, proprio festaccia oggi, eh. Benissimo. Ok, qua ci si ricompone uno Yoshi, che è quello che raccogliamo adesso. E sarà quello della Coca Co. Sarà Yoshi Coca Coco, fammi indovinare. No, Yoshi Coco. Beh, era intuibile questo. Ok, e quindi adesso si apre la strada per il quarto mondo. Vediamo un po' a che tema sarà il quarto mondo. Tema. Buh, non si sa. Tema misto. Ok, qua Kamek che sparge come al solito i gomitoli. Cambiamoci lo Yoshi. Yuhuu!
Yoshikoko, va bene. Bene, bene, bene. Allora torniamo su di qua e andiamo a affrontare il quarto mondo. Andiamo a iniziarlo, faremo il livello 1, penso adesso del quarto mondo. E poi basta, perché bene o male facciamo due livelli per ogni parte. Non di più, perché sennò vengono troppo lunghe le parti. E qua siamo ad un livello 4-1 che si chiama Giungla di Liane di Lana. Ok? Abbiamo una spilla omaggio. Questa qua, la spilla del potere nuova, permette di afferrare gli oggetti con la lingua. Ma abbiamo una omaggio. Prendiamola. Tanto è omaggio. Poi se non la consumiamo ci fotte. Quindi benissimo. Ok. Vediamo un po'. Allora, livello 4-1. Vediamo come si presenta il mondo 4. Bene. Ah, le scimmie! No, ma dai, figata! Come quelle che c'erano in Yoshi's Island, chiaramente. Bello. E queste, se come in Yoshi's Island, non le posso ingoiare. Vero, infatti, lo sapevo. Beh, muore. Ok, prendiamoci un po' di uova, un po' di gomitoli. Ah, già anche questi qua che lanciano le cose, le bombe, i missili. Ok. Vieni qua. Allora, su di qua mi riesco ad aggrappare? Non riesco. Ok, allora colpiamo quello. Bene. Ciao. Di qua posso andare? C'è qualcosa? Certo. Si poteva intuire questo, perché c'erano due liane messe lì così. Erano un po', sembravano un po' trabocchetto. Intanto posso prendere gli oggetti con la lingua adesso, grazie alla spilla del potere. Muovi, grandissimo. Ok, srotola questo. Il primo gomitolo. Bene. E ce lo prendiamo subito. Ora andiamo avanti. Qua. Ah, attenzione, questi qua invece sono semovibili questi. Ok. Però è figa sta spilla, Ci permette di prendere gli oggetti con la lingua. E non male. Tipo ci permette anche di evitare di andare in certi punti e impazzire. Ok. Però qua saremmo potuti andare con... Poi andiamo qua che sicuramente c'è qualcosa. Bene. Un tubo. Entriamo. Ciao. Ok. No, affanculo, ammazzati. Ok, andiamo su di qua. Secondo gomitolo, prendilo, però se no, ciao. E voilà. Bene. Vediamo un po' se riusciamo a trovare tutti i collezionisti. Oh, minchia, per un po' gli davo una... Cioè, gli ho dato una massata in testa, ma per un pelo mi facevo colpire. Non era al massimo, Ok, qua sicuramente lassù in punta dovrò andare, perché ho visto una piattaforma. Yoshi che si gira, a destra manca per controllare tutto il da farsi. Oh, un fiore. Bene. È una toppa timbra. Anzi, due. Bene. Ok. Yoshi, non ti sforzare troppo, ok? Beh, figa sta spilla del potere. Perché ci permette di raccogliere gli oggetti in maniera molto più facile, diciamo. Qua c'è qualcosa? Sì, proprio così. Wea. Ok, toppa timbro, perfetto. E andiamo su di qua. Ci tengo più che altro in ogni livello, anche se non raccolgo tutti i collezionabili, ma almeno trovare tutti i gomitoli. Perché almeno ogni volta cambiamo Yoshi, tutti trasformi, bravissimo. Ok, bene, ci volevano questi adesso, mi sembra giusto. Dunque, tra l'altro, posso prendere anche il gomitolo con la lingua? Sì, giusto. Dunque, qua distruggi questo. Ui, la finiamo? La vogliamo finire? Vieni qua. Vaffanculo, beh, volevo fare questo. Sì, un po' di roba, grandissimo. Qua ci sarà qualcosa? No, bene. Andiamo avanti. Là sotto c'è una scimmia attaccata sul bordo del precipizio. Non è che qua... Aspetta, qua c'era qualcosa? No. Ok. Intanto io controllo. Ah, già tra l'altro abbiamo anche... Possiamo usare anche i cocomeri. Bellissimo. Muori. Ok. Qua? Ci sarà qualcosa? No, assolutamente. Ok, qua sì invece. Ah, un cocomero. Perfetto. Ok. Occhio per occhio. Perfetto. Qua toppa timbro, ci sta tutto. Qua c'è qualcosa. No, muori. Ok, muori, si è suicidato. Beh, non volevo in realtà buttarlo di sotto, però è andato così. Ok, qua sicuramente in questo tubo possiamo entrare. Yes. Perdendo il cocomero, ahimè, ma non fa niente. Ok, prendiamo questo. Muori. E ho detto che deve andare su di qua. E muori.
è morto, ho detto. Ok, questa l'abbiamo presa. Qua ci sarà qualcosa tipo per curarci. Yeah. Facile, facile. Bene. Abbiamo preso tutti i gomitoli finora? Sì, ma non abbiamo preso un fiore. Vabbè, fa niente. Non fa niente. L'importante è prendere tutti i gomitoli, così da ricomporre lo Yoshi del livello. Ok. Sì. Volevo andare a prendere questo, se possibile. Morite. E morite. Bastardi maledetti. Qua c'è qualcosa. No, beh, andiamo avanti. Direi che non c'è nulla. Bene, bene, bene. Ok, qua checkpoint. Good. Saliamo su questa liana. Oh, attenzione. E vaffanculo, fino a mo' che trovo roba per curarmi, adesso mi colpisce. Ma vaffanculo, bastardo. Muori. Ah, ti è piaciuta questa, eh? Maledetto. Ah, ok. Qua devo andare. Qui, no. Qua. Yoshi. Ok. Prendiamo questo. Quindi, ok, ci manca un fiore qua. Bene. L'importante è trovare ancora l'ultimo gomitolo. Poi per il resto. Ok, abbiamo di nuovo la vita al massimo. Cerchiamo di tenercela adesso, perché almeno finiamo il livello al 100% come si deve. E vaffan. Ok, il quarto, anzi, quinto e ultimo gomitolo. E muori. E muori. Proprio con cattiveria qua. Prendiamole così. Yes. E manca chiaramente una toppa timbro. Beh, sarà stato nello stesso punto in cui c'era anche la. Il quinto. Sì, il quarto, che poi sarebbe l'ultimo fiore che mi manca. Vabbè, non fa niente. Quindi manca un fiore e una toppa timbro. Ma va bene lo stesso. Beh, diciamo che raccogliere tutti i collezionabili non è, anche alla prima run non è una cosa impossibile. Adesso noi lo stiamo giocando così in maniera molto soft. E comunque troviamo già quasi tutto. Quindi voglio dire, non è così impossibile. C'è qualche livello effettivamente che è finito in maniera pessima, che mi mancava tanta roba. Però come potete vedere, la maggior parte dei collezionabili, il 95-99% dei collezionabili si trovano subito. Quindi è una cosa abbastanza buona. E quindi ok, ricomponiamo lo Yoshi. Vediamo qual è e poi finiamo l'episodio. Qual è Yoshi? Yoshi giungla, bene. Ok, quindi dopo aver sbloccato questo Yoshi giungla e livello 4-2, noi possiamo concludere qua in questo episodio. Quindi, come sempre, io vi ringrazio per aver visto questo video. Vi invito a mettere un bel mi piace, a commentare e a condividere il video se vi va. Noi ci salutiamo, ci vediamo alla prossima parte di Yoshi's Woolly World per Nintendo Wii U. Quindi, alla prossima ragazzi. Ciao ciao!